Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfredo per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi sono qui a portarvi la player review di Alvaro Morata versione International Man of the Match, carta ricevuta dallo spagnolo per la doppietta contro la Turchia nella seconda giornata dei gironi e ovviamente agli europei e carta che si presenta appunto con un 83 di overall e ci tengo subito a dire che questo per me è un giocatore abbastanza particolare. Un giocatore particolare perché Morata rappresenta un po', così come del resto lo fa nella realtà, un po' l'attaccante moderno, no? Quello che non è né un funambolo in velocità e nel dribbling, ma un po' ce l'ha, né quel giocatore che è solo strapotenza fisica, solo attaccante prima punta, rapace d'aria, ma riesce ad essere una sorta di ibrido tra queste due categorie. E ne viene fuori un giocatore che è bravo abbastanza nel dribbling, non disdegna le sgaloppate in velocità, freddo sotto porta, abile nel gioco aereo, magari con i tiri da fuori un po' non disdegna, diciamo. Però ovviamente stiamo parlando comunque di un giocatore che sì, è così, ma non è certo, per dirvi, un Lewandowski Team of the Season, non è certo un Suarez, quindi le sue caratteristiche comunque non sono il massimo. Andiamo effettivamente a vedere quali sono i pro e quali sono i contro di questo giocatore. Diciamo che la prima cosa buona, come del resto dovrebbe essere in tutti gli attaccanti, è il tiro. Abbiamo un 86 sulla carta, buoni valori di finalizzazione, buoni valori generali, anche di effetto, di posizionamento, un po' di tutto. Però c'è da dire una cosa, è un giocatore è un po' discontinuo. Mi spiego, ci sono tiri che magari fate da una certa posizione, segnate, dopo 2 minuti lo stesso tiro non entra, o ancora tiri da posizione molto defilata, long shot, li segna quasi sempre, tiri sotto porta, può capitare che la spari sul portiere. Perciò, come ho detto, è un giocatore un po' particolare e quindi tra i contro metterò tra virgolette, poi vi spiegherò meglio anche perché alla fine la discontinuità. Però, come ho detto, è sicuramente il tiro. E per quanto riguarda velocità e dribbling, dato che secondo me vanno a braccetto perché, come ho detto, è un giocatore abbastanza completo. Per me non sono né pro né contro, proprio per il motivo che vi ho detto prima. Non riesce a spiccare troppo in quelle due cose, ma ovviamente non pecca nemmeno perché i valori sulla carta di 86-85 rispettivi per velocità e dribbling e effettivamente in game non sono per niente male. Se dovessi trovare un pro tra queste due caratteristiche, direi sicuramente l'accelerazione, perché quando parte in campo aperto, che sia discontinuo, che sia completo, che sia contro qualsiasi avversario che volete, i metri glieli ruba. Per quanto riguarda invece passaggio e forza fisica, tra il passaggio ovviamente troviamo l'88 di effetto che ho già detto prima, che secondo me è un pro perché ha effetto, tira davvero davvero bene, mentre nel fisico io tenderei a mettere come contro l'aggressività, perché è un valore molto molto basso, però diciamo generalmente non la metterei tra i contro l'aggressività, non l'ho mai fatto perché giocatori aggressivi su questo gioco ce ne sono pochi, però davvero quando lui perde palla fa quasi il morto, diciamo, in campo non fa nulla per andare a recuperare, infatti i work rate sono di normale a basso. E secondo me questo fa un po' peccare. Avesse un po' più di aggressività in più, potrebbe per esempio somigliare un po' più a Tevez. Per quanto riguarda quindi il giocatore in generale, come ho detto, un giocatore completo, ma forse non troppo, perché le statistiche non sono purtroppo esaltanti. Magari chissà, andando avanti con la sua nazionale otterrà un'altra versione, magari migliorerà, ma per ora il suo prezzo di 150.000 crediti per me non lo vale appieno. Andiamo quindi a riepilogare pro e contro di Morata. Tra i pro ho inserito l'accelerazione, la finalizzazione e l'effetto, li ho separati di proposito. E tra i contro ho inserito la discontinuità, tra virgolette, e l'aggressività.
La discontinuità, tra virgolette, ora vi spiego meglio perché. Perché, come ho detto, quindi sì, certo è un giocatore che a volte fa le cose buone, a volte le stesse non le fa bene e magari viceversa. E un giocatore così, se in una review si deve parlare del valore assoluto del giocatore, allora vi dico no, Morata ha le capacità per fare tutto, è un giocatore perfetto, è da 10. Quando però andiamo a fare una recensione soggettiva dal mio punto di vista, da come l'ho visto io mentre ci facevo le clip, tra l'altro ci tengo a sottolineare che mi ha fatto anche 3 gol a partita, quindi non è scarso. Però di quei 3 gol magari venivano fuori da 8 tiri. E capite che forse per un attaccante non è proprio il massimo, anche perché non costa poi poco. Il voto finale che gli ho dato è un 8,5, che comunque è molto positivo. Non sto qui a spiegarlo perché credo di averlo fatto abbondantemente. E quindi niente, qui era Alfred, spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo in un prossimo. Ciao a tutti!